musichera? Un pochetto. Facciamo una graticola di hamburger. È dato. Ragazzi, sono arrivati nel frattempo altri due amici, argentino che viveva e lavorava a Miami, e lei invece è valenziana. I vostri nomi, nombre? Maria José. I Germán. Piacere ragazzi, piacere. Mari Mardos, adesso stiamo facendo una paella. Lui è uno chef, ha lavorato tanti anni in cucina, quindi verrà qualcosa di buono. A ver, aspettate, hay que darle primero. Roberto, me puoi levantare? Sicuro. Siamo pronti per la paella, ragazzi, stiamo cominciando, eh. Dame la otra, Javi. ¿Está todo bien? ¿Qué problema hay? La paella è quasi pronta, adesso andiamo a vederla. Nel frattempo abbiamo stappato un otoñal, crianza Rioja del 2020, Bodegas Olarra. Vediamo la paella. Vedete che bella, non si tocca più, non si tocca mai, ragazzi. Cuoce così ferma e poi fa una bella crosticina sotto, che poi è tanto buona da mangiare. Così me lo so. Alla paella valenziana, alla cocinera. Sale? Viene. Sí. Vedete, a un certo punto la paella la spengono e la coprono e la lasciano così 20 minuti, poi ce la mangiamo. Adesso l'hanno scoperta ed è pronta da mangiare. Adesso ci serviamo, eh? Vi facciamo sapere come la paella valenziana fatta da una ragazza di Valencia, tra l'altro cuoca. Sono le 4 di sera e stiamo pranzando, orario spagnolo. Abbiamo fatto uno spuntino, un po' di salsiccia, un po' di vino, due chiacchiere, adesso paella. Muchas gracias por la paella, eh. Muchas gracias. Buon provecho a todo. Oh, la paella è buonissima, complimenti e grazie. Bueno. E adesso col mio amico, col mio grande amico che mi ospita ogni volta a casa sua, come un fratello, ci beviamo un Faustino VII. La quarta, quinta, sesta bottiglia del dia. Adesso ragazzi vado a portare il vino che è rimasto in frigo, prendo i dolcetti e un goccio di rum, stanno facendo il caffè. Sono le 5 meno un quarto, abbiamo appena finito di mangiare la paella, rendetevi conto. Orari spagnoli. Che hai? Hai Rita! Come Rita! Oh! Grazie a te Toto! Bella giornata! Grazie! Ragazzi! Paella strepitosa, grazie mille! È stato bello conoscerti! E non la incontro! Fantastico. Un abbraccio.
Facciamo la roba. La, oh, baciamo le donne giuste. Io bacio a Rita, a Lucy no, anzi. Tu a Rita. 6 mesi ci speriamo. Sempre un piacere. Sempre un piacere. Grazie. Sempre un piacere essere accavato. Sì. Qui arrostiamo, Cuidado, Dado. Non te mate. Andiamo, vamos. Ciao. Ci vediamo tra 6 mesi. Beh, a questo punto direi che è arrivato il momento di svelare dove dobbiamo andare. No, lo svegliamo domani. Domani è il giorno di partenza, lo svegliamo domani. Va bene, ci vediamo domani. Domani scuola di Davide, di mattina sino a mezzogiorno, poi pranziamo e partiamo per il nuovo viaggio. Guardateci fino a domani e vedrete dove dobbiamo andare, questa tappa misteriosa. Siamo arrivati nel parcheggio, amici, tranquilli, ci facciamo una cenetta leggera perché abbiamo mangiato la paella alle 5. Domani mattina a scuola e poi si lascia la Spagna. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! E buongiorno anche da parte mia, allora. Sono le 10 del mattino, Davide ha una mezz'ora libera durante la scuola e quindi andiamo a correre. Spero che non mi rifaccia male il polpaccio, io vengo da un infortunio, non so che cosa ho avuto, però poi mi sono dovuto fermare. E Rita riordina il camper, poi Dado finisce la scuola. Dobbiamo tornare da Sciavi perché abbiamo dimenticato un piatto e ci teniamo. Abbiamo dimenticato anche 4 calici, ma quelli glieli regaliamo. Il piatto invece lo voglio perché è di un servizio, mi piace. Quindi dobbiamo tornare a prendere il piatto e poi, ragazzi, vi sveliamo il nostro progetto di viaggio. Siamo arrivati al dunque, dobbiamo partire. Dopo che lo ritiriamo, proprio partiamo, lasciamo anche la Spagna. Andiamo a correre, ci vediamo dopo. A dopo. Riprendo la corsa dopo, forse 10 giorni, non lo so. Nel frattempo ho fatto elastici, perché avevo ripreso senza aver fatto passare il giusto periodo e mi aveva rifatto male, quindi mi sono fermato ancora di più. Un bellissimo percorso di 4 km e 2 in mezzo alle campagne. Così ci piace correre. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. A 15 minuti si gira, si torna indietro e facciamo gli altri 15. Peccato però, perché correre in mezzo a questi sentieri di campagna con viti, ulivi, piantagioni bellissime, coltivazioni bellissime, mi piaceva molto, ma poi finiamo troppo lontani e Davide deve iniziare anche la scuola. E comunque il polpaccio sembra che non mi faccia male. Ieri è avanzata una torta fatta a mano, ce la siamo trovata in frigo, chiusa e sigillata. L'ho regalata a un ragazzo qua tedesco che ha una bambina che ho visto in questi giorni. Era contento. Tanto noi dolci ne mangiamo poco e niente. Magari in un'occasione appunto con amici, ma poi non è che mi metto a mangiare dolci io. Non mi va. Qua ci sono un paio di bambine piccoline e se la mangeranno loro volentieri.
Adesso ci mangiamo una bella macedonia. Salute. Una bella macedonia dopo la corsa e 4 anacardi. Anche dado frutta e rinizia la scuola. Sei pronto? È ora, vero? Cos'hai adesso? Scienza. Bene. E poi ci spostiamo subito. Carico e scarico, acqua ne carichiamo poca perché ragazzi si parte, tra 2 secondi vi diciamo dove vogliamo andare e che giro vogliamo fare. Quindi serbatoi solo uno perché chilometri ne faremo parecchi in questi giorni. Bene, 14 minuti e siamo di nuovo da Lucy, la compagna di Xavi, e lui è a lavoro. Riprendiamo il nostro piatto, ci teniamo, ne abbiamo già perso uno per dire la verità, uno piccolo, di uno da antipasto. Avevamo 6 fondi, 6 grandi piani e 6 piccoli piani, uno piccolo piano l'abbiamo già perso, però non voglio perderne anche un altro, quindi comunque siamo di strada e allora andiamo a ritirarlo. 12 chilometri. Tra 6 mesi, quando torneremo qui, Xavi avrà fatto altri lavori, magari avrà una piscinetta, ha detto, vedremo. C'ha tanto lavoro già lui, più quando smonta da lavoro, lavora in casa. E il tempo è quello che è. Oh, ciao, grazie. Cara! No, solo... Ah, questo sì? Sì, questo... No, è solo, te lo regalo se lo chiedi. Ah, vale. Così quando toma una coppa di vino, pensami. Muy bien, muchas gracias. Là, 2 piatti. Bene. Tranquilli, sì. Muy bien. Ahora, mucho kilómetro. Vale, pues, bien viaje. Grazie, ciao. Lucy. Ciao. Bene, adesso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, mi sembra giusto... Possiamo dirvi dove andiamo, ragazzi! Mi sembra giusto togliervi il peso. Allora... Abbiamo... E allora, Dado, dove dobbiamo andare? Abbiamo un itinerario che ci porterà verso il nord, ragazzi. Sì, qualcuno di voi l'aveva anche mezzo detto, buon capo nord nei commenti. Qualcuno di voi l'ha azzeccato o ci ha pensato. Effettivamente stiamo andando al nord, faremo Francia, faremo Belgio, faremo Paesi Bassi, faremo Norvegia, Svezia e poi riscendendo faremo gli altri paesi. Vedremo. Non... Fino a adesso quando partiamo. Ci sarà caldo. Adesso partiamo, poi si vedrà. Adesso direzione Bayonne, Francia. Nord della Spagna e si entra in Francia. Quindi che ne dite della nostra decisione? Vi piace? Vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti. Tanto noi comunque d'estate andiamo sempre al fresco perché non è possibile. Ogni volta che andiamo a sud poi scappiamo. E magari in Norvegia o in Svezia, comunque al nord troveremo le temperature che trovi d'estate in Val d'Aosta. Speriamo. Quindi è fantastico, magari stai a 20 gradi, a 23, a 18 e in pieno agosto e luglio va benissimo. E poi comunque sono posti che vogliamo visitare. Purtroppo noi col problema del diabete di Davide, con le visite che dobbiamo fare in Spagna, dobbiamo venire sempre, ma siamo anche stanchi di venire in Spagna, di stare in Spagna. Perciò sarà bellissimo per noi poter fare questo viaggio e avere tanto tempo, abbiamo 5-6 mesi. Vamos ragazzi, andiamo insieme. Siccome dobbiamo fare tanti chilometri, ci siamo trovati un distributore dove il gasolio è 1,39 euro. Va bene. Dopo il gasolio, pranzetto rapido, cosa abbiamo? Avanzi? Sì, abbiamo meglio. Avanzi, facciamo giusto un po' di verdura. Meglio, è così, poi facciamo un po' di chilometri. Sì. Ormai voglio lasciare la Spagna. Eh sì, anch'io. Via, posti nuovi, aria nuova. Noi il primo anno di viaggio non filmavamo, avevamo fatto tutta la Normandia, Bordeaux, Nantes, Rennes. Abbiamo fatto un bel giro, adesso chiaramente faremo solo le città più belle, magari Bordeaux ve la facciamo vedere,
anche se noi l'abbiamo già visitata, ma non l'ho filmata, quindi la filmerò per voi. Vedremo, vedremo ragazzi, è tutto da stabilire quando ci troveremo nei posti, durante il viaggio. Pranzo velocissimo, scaldato un po' di pollo. E... sì, roba avanzi. Sì, avanzi, questo è tonno. Verdura, questo è tonno. Tonno buonissimo con patate e verdure, a me va bene, sono felice. Eccoci di nuovo alla guida, sono le 3:04. Sino a San Sebastian, che è l'ultimo paese in Spagna prima di lasciarla, prima di entrare in Francia, mancano 6 ore e 14 minuti. Se ne faccio anche 4 oggi, 3-4. Va bene. Sei ore spaccate, 595 km a San Sebastian. Dopo 40 minuti, mancano ancora 535 km, siamo entrati nella provincia di Aragon. C'è sempre caldissimo. Stiamo proprio azzeccando il periodo per andare via dalla costa. Saragozza 215 km. Siamo appena entrati nella provincia di Saragozza, 91 km e ci parcheggiamo in un'area sosta gratuita per visitare la città. Ve la facciamo vedere, noi l'abbiamo visitata il primo anno di viaggio, non filmavamo ancora. Ci è rimasta nel cuore, io credo sia una delle più belle città della Spagna. E quindi domani pomeriggio, di mattina Davide alla scuola, di pomeriggio usciamo sino alla sera, ci mangiamo magari una pizza in giro e niente, ve la facciamo vedere. Ne vale la pena fermarsi. E comunque ho fatto 300 km, così mi fermo e un giorno e poi facciamo gli altri 300 sino a San Sebastian, nord della Spagna, e abbiamo già fatto tutta la Spagna e siamo pronti per uscire. 17:30, manca 53 minuti, 89 km. Siamo arrivati in una Lidl a 10 minuti ormai da Saragozza, faccio la spesa, nel frattempo Davide e Rita fanno dei compiti e poi andiamo a parcheggiare direttamente nell'area sosta. Spesa fatta, la sistemiamo e ci spostiamo. Per cambiare, la sistemiamo e ci spostiamo, almeno siamo tranquilli un paio di giorni. E poi, prima di lasciare la Spagna, siccome è tutto molto più caro, forse faremo qualche scorta di qualcosa, ma neanche più di tanto, tanto poi finisce anche quella. Spesa fatta e sistemata, sono le 19:24, siamo in viaggio praticamente tutto il giorno. Adesso 18 minuti e ci parcheggiamo a Saragozza. Va bene Ri? Sì. Ah, ne hai fatto, eh? Nel frattempo che io ho fatto la spesa, loro hanno anche studiato. Compiti. Mamma mia, quanto siamo veloci! Quante cose. Quanto siamo efficienti. Quante cose. Andiamo. Il cielo non promette niente, niente di buono, e per fortuna che mi sono fatto sistemare un po' di siliconatura da Carlos. Siamo arrivati nel parcheggio ed è strapieno di camper, strapieno, bello, quindi siamo anche al sicuro, tranquilli, si può lasciare senza preoccupazioni, ce n'è talmente tanti, bei camper anche. Sì. Adesso troviamo il nostro posto. Parcheggione di camper incredibile, incredibile, gratuito, strapieno, ce ne saranno un centinaio, anche di più. Beh, Saragozza, ve l'ho detto, è una bella città, quindi tanta gente viene qua, in tanti vengono per visitarla. E domani la visitiamo anche noi, se il tempo lo permette. Abbiamo visto le previsioni, diceva che faceva bel tempo, ma guardate il cielo, è nero come la pece. Se non è domani, la visitiamo dopo domani. Ormai siamo qui e la visitiamo. Certo.